Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie di Hearts of Iron 4 Cold War Iron Curtain con la Germania riunificata e in totale, tra l'altro, espansione politica. Nello scorso episodio abbiamo fatto una vera e propria esperienza popolare di votazione e abbiamo portato avanti la politica della nostra nazione. Oggi vedremo se arriveremo alle soglie della prossima votazione e capire quindi chi sarà il detentore del Reichstag in questo nuovo quinquennio. Prima di iniziare, permettetemi, come sempre, ragazzi, di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio per i vostri consigli, suggerimenti, opinioni. Mentre state guardando questo episodio, sono abbastanza sicuro che abbiate già visto quantomeno il primo episodio della seconda serie in contemporanea di Hearts of Iron 4, quindi ditemi intanto cosa ne pensate. Al momento sono ancora all'oscuro, non vi so dire quale sia stato il vostro responso, spero che vi sia davvero piaciuta. Come sempre, anche un doveroso ringraziamento e un benvenuto a tutti i nuovi membri della nostra famigliola, i nuovi iscritti del canale, ragazzi, davvero. Grazie mille a tutti voi, grazie per essere entrati a far parte di questo nostro gruppetto. E detto questo, ciancio alle bande, buttiamoci in questo nostro nuovo episodio. Allora, come vi ricordate, noi stavamo cercando di portare avanti la papetizzazione della Svizzera. Quello che io vorrei continuare a portare avanti e fare è estendere anche questo nostro controllo dei puppet, dato che sta enormemente crescendo tempo dopo tempo. Una cosa che potrebbe essere carina potrebbe essere quello di utilizzare i console command a livello narrativo. Vi spiego. Quello che stavo pensando è che poteva essere una cosa interessante cercare di spingere affinché il puppet raggiunga il 100%. Dopodiché utilizzare i console command per andare ad annettere la nazione stessa, invece che tenerla solo come puppet. Così da avere anche una visione, l'aspetto politico, perché noi purtroppo questi puppet, come vedete, noi non siamo all'interno di un'alleanza e soprattutto questa mod non ci fa effettivamente vedere chi sono i nostri puppet in ambito politico, vedete, ci fa vedere solo le relazioni, cosa che un pochino è una pecca. Quindi stavo pensando, visto che gran parte dei nostri puppet sono al 91%, ma per fare questo 10% mancante dovremmo davvero spendere moltissimo PP, quindi non sarà una cosa immediata, perché se voi notate, per fare circa 1% di avanzamento dobbiamo spendere 50 di PP. Quindi capite che dobbiamo spendere solo 500 pp per arrivare al 100% in media. Quindi ci vorrà del tempo, però pensavo potesse essere una cosa interessante quella di andare a utilizzare questo sistema. Ditemi che cosa ne pensate, secondo me potrebbe essere una cosa curiosa e anche bella dal punto di vista grafico, vedere quindi ufficialmente la nostra Germania espandersi politicamente. Possiamo vederla come una sorta di plebiscito che viene fatto da parte del governo centrale tedesco verso le nazioni che si vengono a comporre per unirsi all'interno dello Stato tedesco. È vero che stiamo parlando del 1963 ed è un atteggiamento un po' in rottura con il realismo politico del periodo storico, però comunque io ragazzi vi butto lì la proposta, ditemi voi che cosa ne pensate, anche perché così non avremmo una mappa sempre eccessivamente troppo stabile. Detto questo, ragazzi, davvero partiamo e andiamo avanti. Nel frattempo, a quanto pare, non è solo la Francia a perdere pezzi, ma è anche l'Inghilterra, perché l'India si ritira ufficialmente dal Commonwealth. Come vedete, il governo indiano ha rilasciato il suo comunicato condannando l'organizzazione inglese di si è rifiutata di supportare il movimento anticolonialista e non ha fatto nient'altro che legittimare l'aggressione occidentale verso gli stati pacifici.
Il governo britannico ha espresso il suo disappunto per le accuse inglesi e ovviamente questo va ulteriormente a complicare la situazione perché ovviamente dal punto di vista occidentale si inizia a vedere l'India soggetta a un'influenza eccessiva, in questo caso, sovietica. E il 5 agosto 1963 abbiamo la marcia di Martin Luther King, a seguito del successo della campagna di Birmingham per il movimento dei diritti civili, e come vedete inizia a muoversi anche in America una sorta di identità nera che cerca di chiedere libertà, diritti e soprattutto una cessazione del razzismo che soprattutto negli anni 60 era imperante all'interno appunto degli stati sudisti, soprattutto, ma anche in altri stati del Nord America. Ed eccoci qua, abbiamo ufficialmente terminato il nostro primo passaggio importante. Ora vediamo un attimino, potremmo iniziare dalla Marina, puntare per quanto riguarda l'esercito oppure l'aviazione. Allora, dunque, dei due rami, sicuramente tra Marina e aviazione siamo messi molto meglio della Marina, però la nostra forza principale è l'esercito, quindi diamo focus quantomeno all'esercito, perché ricordatevi che questa mod è basata sul fatto che potremo portare avanti le riforme finché il governo sarà in carica. Quindi al momento noi abbiamo circa 2 anni ancora di riforme avanti, dopodiché dovremo andare alle elezioni. Quindi cerchiamo di focalizzarci su quello che la nostra nazione eccelle, cioè l'esercito. Quindi iniziamo con here. Il termine here genericamente descrive qualsiasi tipo di esercito di terra. La HEAR è sostanzialmente nata grazie all'inclusione dell'esercito corazzato, con l'utilizzo sia di unità speciali che di elicotteri insieme alla nostra fanteria. In questo modo, questa nuova concezione permetterebbe di darci un'organizzazione, una struttura organizzativa che separa la forza militare di combattimento di terra sia dalla marina che dall'aviazione. Army Experience più 50. Dopodiché iniziamo a fortificare il West Berlin, che quindi, come vedete, il West Berlin aggiunge 3 Land Force. E ci dice che con la vittoria degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale e il confronto con l'Unione Sovietica, il West Berlin diventa una realtà molto complicata da gestire e risulta essere nient'altro che una sorta di isola felice all'interno di un mare ostile rosso. E quindi dobbiamo cercare di prepararci a sostenere un assalto sulla nostra vecchia capitale, nel caso in cui l'Unione Sovietica decidesse di attaccare. Ovviamente questi 3 Land Fort non sono particolarmente così utili, dato che comunque noi abbiamo già riunificato i territori, però poco male. E poi possiamo adottare la G3. La G3 va a affermare che le armi automatiche sono diventate un punto focale nella Seconda Guerra Mondiale e questo ha portato a capire che la necessità di passare dalle armi del 45 a quelle successive è quantomeno fondamentale. E si decide così negli anni 60 di utilizzare un nuovo modello, il G3. Ora, per chi non conoscesse le armi da fuoco, il G3 sarà il primo fucile automatico tedesco che verrà studiato esattamente insieme alla NATO subito dopo la fine della guerra, quindi gli anni 60, e sarà la base del fucile automatico in uso fino ai giorni nostri per quanto riguarda la Germania. La Germania ancora oggi nel 2020, credo che l'ultimo fucile creato dall'esercito tedesco fosse intorno a metà anni 90, perché poi ci sono state delle modifiche ai fucili che venivano utilizzati, però comunque la modifica è stata fatta o poco prima del crollo del muro o subito dopo il crollo del muro. Adesso non ricordo nel dettaglio, però tutte le modifiche ulteriori si basano sul G3 e fino al 1980 il G3 era addirittura una delle armi più performanti nell'area occidentale europea.
tant'è che è stata presa in considerazione, non tanto adottata da altre nazioni, ma è stata presa in considerazione come base di analisi e studi sulle sue caratteristiche di forza per poi adottarle anche nelle altre varie nazioni. In questo caso, come vedete, abbiamo il 175% di research bonus per l'Infantry Technology. Ora vorrei vedere un attimino, noi non stiamo facendo già i fucili, vero? Cazzarola, stiamo già facendo i fucili. Mannaggia, ci siamo bruciati il bonus. Peccato. Però, nel caso in cui io volessi fare già quelli successivi, tipo dell'80, secondo me con il 175% potremmo farcela. Non vorrei fare i calcoli errati, ma secondo me ce la potremmo fare con una tempistica di circa 500 giorni per la ricerca, che sarebbe una botta fenomenale, ragazzi. Però vediamo bene, vedremo bene. Quindi iniziamo intanto a fare here e questi tre. Poi andiamo a fare anche la nuova dottrina, in questo caso navale, completiamo intanto quella dei nostri sottomarini. E come vedete, intanto col resto purtroppo dobbiamo ancora aspettare la dottrina aerea. Siamo molto vicini finalmente a fare il prossimo livello, quindi teniamo duro, ragazzi, perché ce la faremo. Ufficialmente abbiamo il ritiro di Adenauer come capo politico del CDU. Molto, molto bene. Ed eccoci qua. Abbiamo Ludwig Erhard. Guardate con che sigarozzo violento si ritrova a fumare. Molto, molto, molto bene. Ok. Allora, dunque, abbiamo guadagnato il 175%, quindi vediamo un attimino se i miei calcoli erano abbastanza giusti. Questo ci costa. Ah, perché non ci ha dato il bonus del 175%? Ah, perché forse era l'Infantry Technology. Allora era questa bonus. L'Infantry Technology lo considera solo per le forze speciali. Cacchio, che sfiga! E allora niente, come non detto. E a questo punto quindi iniziamo a produrre i nostri fucili G3 base e andiamo avanti. Ed eccoci qua ufficialmente con l'omicidio di Kennedy avvenuto il 26 novembre 1963, dove Jean-Paul Sartre afferma che l'omicidio è comunque un'idea astratta. Puoi tirare il grilletto e dopo che tu hai compiuto questa azione può letteralmente succedere qualsiasi cosa e tu non riuscirai mai davvero appieno a comprendere le conseguenze della tua azione. Abbiamo così l'omicidio di Kennedy che ci porta in questo caso il governo americano a eleggere Lyndon Johnson, cioè il vicepresidente. Adesso interessante, bisognerà vedere dal punto di vista americano che cosa questo comporterà. Nel frattempo, signori, cosa che mi rende molto orgoglioso, vorrei farvi vedere la situazione nazionale, perché noi abbiamo una Germania che ha un GDP di 438 miliardi, mentre la Francia ce l'ha di 328, l'Italia di 238 e l'Inghilterra di 481. Quindi siamo letteralmente dietro all'Inghilterra. Non abbiamo purtroppo un elenco di GDP mondiali, però se ufficialmente l'America è prima con 1157, l'Unione Sovietica 689, abbiamo l'Inghilterra a rigor di logica con 488 e poi ufficialmente ci siamo noi. Quindi siamo la quarta potenza al mondo, a meno che non ci sia di mezzo anche la Cina e no, la Cina è debolissima ancora, il Giappone è più debole di noi e la Corea riunificata, che abbiamo riunificato noi, è ancora più debole. Secondo me, ragazzi, possiamo dire abbastanza tranquillamente che siamo la quarta potenza al mondo. Spettacolo! Con la fortificazione del West Berlin andiamo avanti e andiamo a sviluppare il Leopard, che come vedete ci dà un ulteriore bonus per il Leopard, in questo caso suppongo 2, perché noi siamo talmente avanti nel tempo che abbiamo già il Leopard 1. Questo, come vedete, ci va a sottolineare il fatto che dobbiamo cercare di
portare un nuovo figlio nella famiglia e il Leopard 1 era il figlio di questo sforzo per cercare di portare un design nazionale molto competitivo, soprattutto contro la minaccia dell'Honda meccanizzata tank sovietica, dato che i sovietici avevano negli anni 60-80 una quantità spropositata di tank. Addirittura si parla di qualcosa come 20-30 mila tank, da quelli del 45 fino a quelli dell'80. Ovviamente la NATO non poteva competere, c'erano già dei piani, nel caso in cui l'Unione Sovietica avesse attaccato, di far arretrare i corazzati fino alla linea francese, alle piane francese, lasciando la fanteria fare guerra di attrito per rallentare i tank, perdendo sostanzialmente tutta la Germania, sacrificando la Germania per poi utilizzare la superiorità aerea della NATO contro la superiorità tank e artiglieria dell'Unione Sovietica. Quindi questo nostro sforzo viene fatto per cercare di limitare questa nostra inferiorità. E come vedete, un bonus del 175%. Nel frattempo, andiamo a vedere anche qua, abbiamo The Marder EFV. Per proteggere questi nostri tank molto costosi e avanzati, dobbiamo cercare di sviluppare anche una tecnologia che possa essere utilizzata dalla fanteria per proteggere questi tank. La risposta a questo nostro obiettivo è il Marder 1, un veicolo per la fanteria meccanizzato che risulta essere molto molto competitivo, prodotto dalla Rheinmetall. E anche qui abbiamo 175%. Quindi intanto iniziamo a sviluppare il nuovo Leopard, perché come vedete noi qui stiamo già avendo la ricerca completata per il Leopard del 65. Magari, se saremo fortunati, potremo fare anche il Leopard 2, che non sarebbe affatto male. Vedremo se questa ricerca sarà fattibile. Nel frattempo, non perdiamo tempo, continuiamo a influenzare la nostra Svizzera, che al momento è al 72%. Molto bene, e con l'ultimo passaggio, come vedete, purtroppo non abbiamo la possibilità di farlo perché ufficialmente non abbiamo le forze di polizia speciali. Quindi, poco male, lasciamo stare. Detto questo, direi concentriamoci, magari vediamo un pochino. Qua abbiamo una ulteriore research speed con grossi bonus, ok. Mentre qua ci danno anche delle airbase, sì, però tutto sommato i bonus qua non sono così grossi, quindi iniziamo a lavorare per la nostra Bundesmarine. Ok, quindi iniziamo a fare la Bundesmarine, iniziamo anche a ordinare una nuova classe di destroyer, quindi con il 175% di bonus e anche stessa cosa per i nostri sottomarini. Nel frattempo vi voglio far vedere anche la nuova dottrina militare, continuiamo ad andare avanti qui e soprattutto il bonus per i nostri tank è risultato essere molto utile. Perché, come vi ricordate, noi avevamo una tempistica per i Leopard 2 di circa 1600 giorni, se non erro. Con il bonus li abbiamo solo di 675, quindi con circa 2 anni di attesa arriveremo nel 1966 ad avere i tank del 1975. Però dobbiamo avere, come vedete, il Random Access Memory. Quindi lavoriamo già da subito per il Random Access Memory. Eccolo qua. Quindi costa questo 454 giorni. Più 600 arriveremmo circa a 1100. Ipotizzando che abbiamo 365 giorni l'anno, vediamo un pochino. Avremmo circa 1100 giorni, abbiamo detto, diviso 365, vorremmo dire circa 3 anni. Quindi arriveremmo abbondantemente nel 1966-1967 ad avere i tank per il 75. Ok, direi che va ampiamente bene anche fare questa cosa qui. E signori, attenzione, finalmente la nostra intenzione di un interesse in politica estera è stata finalmente accettata. Ho cercato di andare a
offrire il mio supporto agli americani nella guerra in Vietnam e ufficialmente l'hanno accettato. Allora, dopo tanto, tanto, tanto tempo, finalmente abbiamo l'interesse americano di un minimo di coinvolgimento bellico anche da parte nostra. Quindi aspettiamo che arrivino, vedete, arriveranno il 3 giugno, quindi ci vuole pochino e dopodiché inizieremo anche qua a capire come muoverci appieno. Ho deciso di mandare le meccanizzate, quindi ufficialmente avremo modo di vedere la competenza sul campo di battaglia delle tre semplici divisioni di meccanizzate. Oh, perfetto. Allora, dunque, abbiamo fatto anche questo della Bundesmarine e quindi lavoriamo in questo modo con... Beh, facciamo i sottomarini. Ok. Allora, eccoli qua, sono arrivati. Cerchiamo di metterli intanto sul fronte e cerchiamo di metterli così, solo su due. Dato che qui abbiamo anche le montagne, cerchiamo di non andare a prendere troppi malus. E adesso prepariamoci. Noi continuiamo a tenere il fronte ridotto e cerchiamo di avanzare pesantemente. Perfetto. Allora, le truppe sono arrivate. Quindi iniziamo a fare un offensive line molto semplice fino a qua. E iniziamo a prepararci. Siamo pronti, proviamo a vedere un po' se la nostra tattica che abbiamo fatto funziona. Facciamo un po' uno zoom e vediamo se riusciamo a sfondare. 77, 78, direi che sta andando molto bene per ora. Stiamo supportando gli americani che stanno facendo un attacco da sud. Molto bene, siamo riusciti ad avanzare. Ora, prima che sia troppo tardi, questi li portiamo subito qua, mentre questi li teniamo per bloccare questi. Vediamo se abbiamo anche l'altra unità. Facciamo così, diamo ulteriore spinta qua. Che in questo caso poi magari possiamo fare così. Bravi, gli americani ci stanno dando supporto sul fianco occidentale. Dai ragazzi, dai, dai, che forse riusciamo ad accerchiare questi qua. Mi sa però di no. Mannaggia, peccato. Proviamo ad attaccare qua. E cerchiamo di ridurre un po' il fronte così da non avere troppi malus. Teniamo le unità ferme là. E andiamo avanti anche qua facendo i destroyer. Ok, così almeno non abbiamo casino. Molto bene, siamo riusciti a fare un piccolo sfondamento. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere in tempo l'attacco sulla destra, ma al momento teniamo questa testa di ponte interessante sul nostro fronte. Cerchiamo di ricostituire le nostre forze e poi pensiamo a un attacco. Nel frattempo direi andiamo avanti, abbiamo 480 DPP, quindi portiamo avanti il nostro progettino svizzero andando a fare ulteriore influenza nella nazione. E andiamo a vedere anche dal punto di vista della ricerca, perché tra 2 giorni abbiamo la possibilità di fare una nuova ricerca. Vediamo un pochino i nostri sottomarini, quelli del 1970, quanto ci costerebbero? 503 giorni. Non male, non male. Quindi nel 55 avremo i sottomarini più potenti. Però le fregate, i destroyer, oddio, le fregate 376. Vediamo un attimino, noi avremo qua dei bonus per le fregate? Sì. 200%. Ok, quindi qua avremmo questi qua che potremmo utilizzare. Quindi sì, va bene, utilizziamo questi per i sottomarini. Poi gli altri 2 bonus che abbiamo li facciamo scadere e utilizziamo i 2 bonus per andare a ricercare rispettivamente destroyer e fregate con i grossissimi bonus che avremo. In questo modo, a metà del 1960, dovremmo riuscire ad avere delle navi nella nostra marina del 1970, quindi molto, molto avanti nel tempo. Ok, per ora la situazione qua è discretamente stabile. Stanno tentando un attacco, ma vediamo.
E la situazione in Vietnam non fa altro che complicarsi perché abbiamo la nascita del Phul Rog, che risulta essere nient'altro che un fronte unito per la liberazione delle razze oppresse che combatte sia contro gli americani sia contro i nord vietnamiti. Ah, mannaggia. La situazione non fa che rendersi più complicata. E ovviamente figuriamoci se non è andata a togliere dei territori a noi invece che al nemico. Ah, porca vacca. Allora, signori, a me la situazione non sta piacendo per niente, perché se voi vedete, gli americani hanno abbandonato interamente il fronte. E qua stanno, tra l'altro, pure lentamente per perdere un territorio che dovrebbe teoricamente mantenere la nostra testa di ponte. Quindi io, molto serenamente. Fermi, qua si stanno ritirando. Cerchiamo di fare così e arretriamo un attimo perché qua la cosa non mi garba per niente. Ma quindi scusate, questi non sono contro di noi? No. Ah, ok. Quindi questi non sono nostri avversari. Ok. Allora cerchiamo di mantenere un attimo qua il fronte e vediamo. Perché se no, piuttosto, ragazzi, al diavolo gli americani e ci ritiriamo. Se hanno deciso gli americani di non interessarsi a questo conflitto. Ok, allora. Questi li dobbiamo rimettere qua. E adesso teniamo, eccoli qua. Infatti adesso stanno piantando un attacco principale. Ritiriamoci. Ah, mannaggia, questi americani che hanno deciso di abbandonare il fronte. Vediamo se riusciamo a reggere l'assalto. Proviamo a fare intanto così. Perché vedete, questi stanno portando i soldati a casa, sti stronzi. Ok, no. No, 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 no. Ok, allora, portiamoli subito qua e poi qua. Ok, abbandoniamo il fronte, basta. Non ha senso interessarsi del conflitto. Gli americani sono i primi a non essere invogliati, quindi va benissimo così. Sono abbastanza sicuro che quegli stronzi di americani abbiano deciso di accettare il nostro coinvolgimento. Con la scusa di poter poi ritirare le proprie truppe e non avere le problematiche in patria per quanto riguarda la guerra del Vietnam con i morti in Vietnam. Bei tempi che non sono altro. Allora, sapete che cosa vi dico io? Quasi quasi tengo giusto il fronte della capitale, che secondo me potrebbe essere la scelta migliore. Teniamo il fronte della capitale con una fallback line. Ok, teniamo questa fronte qua. Così teniamo i porti e la città. E siamo tranquilli da quel lato lì. Poi andiamo a vedere anche qua un pochino le nostre truppe perché mi sa che ufficialmente abbiamo finito. Yes! Abbiamo finito di reclutare tutte le nostre unità di fanteria. Quindi adesso queste le prendiamo, le mettiamo qua e siamo ufficialmente a 36. Grande, grande. Ok, aspettiamo per reclutare nuove unità e adesso vediamo un pochino se abbiamo già il bonus della Marina per i destroyer. 318 giorni. Iniziamo a fare questo e appena avremo quello delle fregate, tra 40 giorni, puntiamo a fare anche l'altra ricerca. Ho spostato il fronte un po' a nord perché in questo modo, mettendolo qui, proteggo sia l'aeroporto, che può essere utile nel caso in cui ci fosse un'escalation della guerra e gli americani volessero portare gli aerei, e al contempo queste zone, come vedete, sono collinari. Lyndon Johnson intanto viene eletto come nuovo presidente in maniera ufficiale. E come vedete, appunto, vi dicevo, queste qua sono colline, quindi tutto sommato potremmo avere dei bonus nel caso in cui dovessero sfondare. Nel frattempo, vediamo. Mi sono reso conto che la mia opinione verso gli americani era leggermente
negativa in maniera gratuita, perché è vero che gli americani stavano tirando via tutte le truppe dal fronte, ma c'era un motivo, perché ho notato anche un assottigliamento del fronte da parte dei vietnamiti. Questo è dovuto al fatto che c'è stato un attacco americano massiccio a nord, come vedete, con addirittura tank, mountaineer e meccanizzate. Quindi questi americani stanno davvero puntando tutto all'attacco a nord, mentre quello a sud sarà momentaneamente tranquillo. Io continuo a tenere il fronte perché comunque voglio aspettare e vedere un attimino come va la situazione. Appena la situazione sarà un po' più serena e vedrò gli americani iniziare ad avanzare, allora avanzerò anche io. Perché comunque qua, se vedete ragazzi, questa striscia qua di terra sarà un vero inferno da conquistare, però vedremo bene. Terminato anche il nostro bonus per i destroyer, iniziamo a fare la stessa cosa con la nostra aviazione. Come vedete, abbiamo la possibilità di avere dell'army experience, dei building slot, con anche dei bonus per quanto riguarda i nostri aerei. Ma tutto sommato, secondo me, dal punto di vista degli aerei non abbiamo neanche molta necessità, perché se andiamo a vedere, io ho ricercato già quelli del 65, quindi tutto sommato non ha così tanto senso, mentre quelli dopo purtroppo ci vuole davvero tanto tanto tempo per andare ad averli, e ci serve anche il Random Access Memory, come vedete. Quindi il Random Access Memory, se non erro, ci serve anche per il Leopard 2, esatto. Quindi appena avremo terminato il nostro Random Access Memory, quindi ancora 200 giorni, magari potremmo pensare di iniziare a lavorare anche con quel tipo di aviazione. Nel frattempo la produzione direi che sta andando perfettamente bene, ma ci vuole ancora un pochino di tempo. Come vedete, nel frattempo abbiamo avuto un sacco di utility helicopter, quindi da quel lato lì siamo tranquilli, e adesso dobbiamo solo aspettare per fare appunto i cargo helicopter. Ok ragazzi, ho notato una piccola problematica perché ho finito di ricercare le fregate di terzo livello. Però mi dice che è impossibile da produrre perché il design è oltre il livello massimo permesso del costo di 2000 per questa classe. E sinceramente non capisco che cosa intenda. Non saprei proprio. Quindi se me lo sapete dire, meglio così. A questo punto, però, ragazzi, io vi direi anche ci possiamo salutare. Il fronte al momento qua in Vietnam del Sud è costante. Vietnam del Nord sembra che siano riusciti un pochino a mantenere una quantità di truppe un po' più intensa, e dal punto di vista nostro europeo abbiamo la Svizzera ufficialmente al 90%, quindi adesso dobbiamo mettere da parte solo 450 pp per poi ufficialmente iniziare a papetizzarla. Detto questo, direi che ci possiamo salutare. Ditemi che cosa ne pensate per la mia idea riguardo al console command per gli stati che abbiamo papettizzato, andandoli ad annettere direttamente. E ormai siamo vicinissimi, perché abbiamo il 19 marzo 1965, abbiamo il settembre del 65 alle porte, come vedete manca davvero poco, e con l'avvicinarsi del prossimo episodio vedrete anche un nuovo sondaggio nella sezione della community per decidere quale sarà la coalizione, se sarà quella di centrodestra o quella di centrosinistra, che salirà al potere. Detto questo, ragazzi, come sempre, un ringraziamento a tutti voi, un saluto e ci vediamo molto molto presto. Ciao!